Guardala, Elodie, meravigliosa. Sono vestita da corvo, mi ha aiutato. Ma quanto ti diverti tu ultimamente? Ma tantissimo, mi ma che bella cosa. Allora, che non so, non capisco che numero è. Che festival è per te? Terzo. Da cantante? Perché sei stata anche... Da terzo. Allora, è cambiato qualcosa? No, più o meno, insomma, negli ultimi anni il festival è questa cosa qui, no? Un festival dove c'è tanta musica, dove ti trovi, penso, assolutamente molto a tuo agio, così sembrerebbe. Ma oggi, allora, in realtà oggi ero terrorizzata, ma terrorizzata. Poi ho sentito una persona, mi ha detto due cose. E ho pensato, vado a giocare. Ho giocato, io mi diverto tantissimo. Basta. Perché eri terrorizzato prima? Mi è venuta l'ansia, il peso. Attenzione. Poi alla fine, cioè, dovrei essere felice, non bisogna poi travisare le cose. È giusto metterci attenzione, professionalità, ma da lì a rovinarti la giornata? No, anche perché forse quello che fai è uno dei lavori più belli del mondo, penso. Bellissimo. No? O no? Quale lavoro? Sa fare tutto. Tra l'altro, quello che ha fatto qui a Sanremo. Abbiamo sentito adesso il pezzo di monologo di Chiara Ferragni, ma io ricordo, dopo ne parliamo anche con voi di Rai Radio 2, ma io ricordo il monologo di Elodie come uno dei più belli che ho sentito da quando lavoro io al Festival di Sanremo. Era veramente bello, quindi penso che quando hai superato quell'emozione lì, poi si vedeva che tu andavi un po' a braccio, quindi ti lasciavi prendere un po' da quello che stavi vivendo. E insomma, hai fatto il film quest'anno, quindi hai lavorato anche molto con un Elodie che non conoscevi. Questa sera sembravi quasi stavi giocando. Ma io questa sera ho detto, ho interpretato, l'abito mi ha aiutato. Ho giocato. Cosa c'è di meglio? Cioè, anche poi in inglese, no, dici to play per fare delle cose, per suonare, per... Sì, c'è una parola che unisce le cose, no? Che ha più senso. Giocare. Senti, quando eri venuta da noi qualche tempo fa, hai detto che ti è molto piaciuto fare l'attrice, che quindi si era aperto un mondo. Succederà qualcosa in quella zona? Spero di sì. Adesso non è il momento, non sto neanche valutando. Uh-huh. Ma perché adesso voglio fare bene questa cosa che sto facendo adesso. Ho il disco in uscita tra poco, il mio primo live al Forum a Milano. Quindi mi piace pensare di fare le cose una per volta. E poi se si presenterà un'occasione, un carattere che avrò alla prima lettura, sì. Si fa. Ok. Elodie, noi ti ringraziamo. Allora, domani sei in vacanza. Ci si riposa. Sì. Sei felice? Non è felicissimo. Però ci avrai un sacco di interviste con la promozione. Vabbè, sì, ma io a me allora, che chiacchiera voglia. E allora ti posso invitare dai Gemelli di Guidonia a mezzogiorno al Glass qua davanti? Ci vieni? Sì, io sarebbe bellissimo. Però io ci vengo volentieri, io faccio tutto. Senti, come andava la festa? Allora, c'era è meravigliosa, Elodie. Domenica sera c'era la sua festa. Sì, è vero. Come è andata? Molto bene, le persone sono divertite, hanno ballato, hanno bevuto, quindi bene. Io sono andata a letto un po' presto. Vabbè, sì, se no mi sarei sentita un colpo. Quindi, quando ho visto che era pieno, che tutti si divertivano, ho detto adesso è il tuo momento. Ok, andare. Posso andare. Sì. Davvero, vabbè, la festa sono per gli altri. Cioè, alla fine, bene. Allora, Elodie, grazie di essere qui. Ti aspettiamo giovedì, così seguiremo l'evoluzione di questa bella. Il pezzo è fortissimo. Grazie. C'era molto attimo. Ti piace? Molto, molto. L'avevo già sentito insieme a Gino Castaldo il 16 agli Ascolti. Sì. E non vedevo l'ora di sentirlo di nuovo, di vederlo sul palco, però c'era molto, molto attesa. Adesso andrò a spulciare cosa scrivono sui social. Però, insomma, è stato veramente bravo, bravissima. Grazie. È stato bello vederti, Elodie. Grazie mille. Goditi la serata. Ci vediamo giovedì. Possiamo anticipare l'outfit? No, non si può fare spoiler. Sarà una sorpresa. Spigoloso, sempre così un po'. Spigoloso! Spigoloso. Grazie, ti aspettiamo a Rai Radio 2. Grazie mille. Ciao, grazie per i fiori, ragazzi. Elodie mi ha regalato i fiori rosa perché si abbinano ai miei capelli.